Un manager con esperienza nell'ambito della pubblica assistenza, background di studi in legge, va a ricoprire il delicato ruolo di direttore operativo dell'unità operativa semplice e sociale dell'UL7 Pedemontana. Suo nome è Eddie Frezza, 48 anni, originario di Treviso, ha accettato la nomina, nei prossimi giorni assumerà l'incarico ufficiale, sarà di supporto anche alla direttrice dei servizi socio-sanitari, la dottoressa Alessandra Corò. Tra i compiti sul tavolo assegnati al nuovo dirigente, l'organizzazione dei servizi sociali territoriali, coordinando in particolare l'elaborazione e l'esecuzione dei piani di zona, vale a dire la programmazione dei servizi socio-sanitari nel bacino vicentino gestito dall'azienda locale, favorendo come punto di raccordo il coinvolgimento delle amministrazioni locali e associazioni di volontariato. Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trieste, il dottor Frezza ha approfondito il proprio percorso professionale formativo con un Master in Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali all'Università di Castellanza Varese, frequentando il corso di formazione manageriale per direttori generali d'azienda. Con la sua specifica esperienza nei servizi territoriali, commenta Bramezza, il dottor Frezza sarà certamente in grado di portare un contributo importante nell'ambito di quello che è un impegno costante da parte della nostra azienda, non solo per il miglioramento continuo dei servizi territoriali, ma anche nel dialogare con le amministrazioni comunali e con tutti gli altri attori del territorio.